per i sordi. Guidava con un tasso alcolico 4 volte superiore al limite di legge e senza patente. Un 65enne residente a Prato, denunciato dalla polizia municipale. Inoltre è emersa la mancanza di un valido titolo di guida, visto che la sua patente era stata già ritirata da tempo per violazioni del codice della strada, commesse in precedenza. L'uomo è stato quindi anche sanzionato per guida con patente ritirata e l'auto è stata sottoposta a sequestro e fermo amministrativi. Ed è morto la notte scorsa nella sua casa ad Arezzo Luigi Lucherini, ingegnere ed ex sindaco della città, il primo a guidare una giunta di centrodestra. Aveva 92 anni, lascia la moglie, 2 figli e i nipoti. Stimato professionista, entrò come liberale in Forza Italia, partito con cui venne eletto per la prima volta il 27 giugno del 1999 e la seconda volta nel giugno del 2004 al ballottaggio. I funerali si svolgeranno domani nella cattedrale di Arezzo alle 15. È lutto nel mondo del calcio, in particolare per la Fiorentina. È scomparso a 91 anni Alberto Orzan, uno dei grandi protagonisti del primo scudetto vinto dalla squadra viola nella stagione 1955-56 e capitano della vittoria del 60-61 nella Coppa delle Coppe. Un successo storico, visto che è stato il primo ottenuto in una competizione europea da una formazione italiana. Difensore di ruolo, ha giocato anche 4 gare con la nazionale. Nel 2013 è entrata a far parte della Hall of Fame viola. E l'informatico sul caso Carso Triestino, denunciato dai carabinieri del nucleo investigativo di Livorno per tentata estorsione per 150.000 euro, minacciando altrimenti di incendiare le vigne dell'azienda di proprietà della famiglia Incisa della Rocchetta, che produce il celebre vino Sassicaia Bolgheri, è in carcere dallo scorso mese di giugno per altri tentativi di estorsione. La tecnica utilizzata era sempre la stessa: chiedeva fino a 200.000 euro in criptovalute, secondo modalità non tracciabili, a aziende produttrici d'acqua e catene di supermercati, minacciando di avvelenare il cibo e acqua con iniezioni di cianuro e taglio. In questo senso la legale ha detto di aver già informato la Polizia Postale di Roma. Arrestato il gestore e sospesa per 15 giorni l'attività di un locale a Prato dove sui vassoi circolava chetamina in polvere. Il gestore, 40 anni, cinese, regolare con il permesso di soggiorno, è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che un equipaggio delle volanti lo ha scoperto mentre con gesto repentino cercava di occultare in un recipiente sostanza tipo chetamina o metanfetamina, tutta sequestrata. La chetamina in polvere appariva destinata al consumo diretto e ne sono state trovate tracce e resti nei vassoi. In trasferta da Piombino a Prato per compiere scippi, arrestato domenica dai carabinieri un 23enne di origine ucraina ma nato in Italia, proveniente da Piombino, che aveva appena scippato una donna di 60 anni della propria borsetta. Lo scippo è stato casualmente notato da una guardia giurata che ha subito informato i carabinieri. In sede di convalida discussa oggi, il Tribunale di Prato ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora dalla provincia di Prato. E i proprietari di aree incolte confinanti con abitazioni, attività commerciali e terreni coltivati devono ripulirli da rovi, sterpaglie e rifiuti infiammabili, così da prevenire il rischio incendi. Lo prevede un'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Lucca su input degli assessorati degli ambienti e della protezione civile e che resterà in vigore fino al 31 agosto. Per quanti non rispetteranno l'ordinanza è prevista una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro. Marcello Pera, ex presidente del Senato, ha dichiarato: Enrico Letta è sulla strada della sconfitta. E mentre la piccola Giorgia Meloni cresce, sbaglia molto poco
e lascia pochi margini. Può nascere una novità importante se Calenda e Renzi non continueranno a fare i gradassi. Il Partito Liberale di centro. Sul fronte moderato, Pera riconosce che anche la destra ha i suoi problemi di armonia interna. Berlusconi non immagina niente di cui non sia il capo. Salvini deve trovarsi una migliore agenda di governo. Perché gli immigrati non lo sono da tempo, gli italiani pensano alle bollette e all'inflazione. Invece la vera novità di questa elezione è Giorgia Meloni, diventata quello che furono Berlusconi e Renzi, un leader nazionale credibile. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha dichiarato che la flat tax proposta dalle destre è solo un'illusione e sarebbe un errore clamoroso. Per Mazzeo quello che serve ai cittadini non è la flat tax per i ricchi, ma un aumento nelle buste paga dei lavoratori, una riduzione delle tasse sul lavoro, soprattutto per chi assume a tempo indeterminato, e un salario minimo garantito per garantire la dignità a tutti coloro che hanno un impiego. Il consigliere regionale della Lega in Toscana, Marco Landi, ha affermato in una nota: da mesi in consiglio regionale e nel dibattito pubblico vado dicendo un'apparente ovvietà. Le valutazioni sull'impatto del rigassificatore nel porto di Piombino devono provenire da soggetti terzi, non certo da chi ha quella commessa. Se ARPAT e autorità portuali chiedono ulteriori dettagli, significa che il progetto, così com'è, non dà sufficienti rassicurazioni. Il commissario presidente ne prenda atto, non si trinceri dietro risposte evasive e mostri maggiore cautela e rispetto nei confronti di chi difende Piombino da decisioni prese sulla sua testa. È disagio all'ospedale Versilia di Camaiore, la rappresentante del sindacato degli infermieri denuncia personale allo stremo tra turni di 12 ore e riposi saltati e ore di attesa per il pronto soccorso, ambulanze in coda davanti all'ingresso e giorni per avere un letto nelle degenze di medicina. E sono 2.237, età media 52 anni, nuovi casi di Covid nella nostra regione, 17 i decessi, 8 uomini e 9 donne con un'età media di 82 anni. E ora vediamo come sarà il tempo. Nei prossimi giorni ci sarà uno stop al caldo africano e tanti temporali almeno fino a Ferragosto. Domani nella nostra regione il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con possibili nubi soprattutto sui rilievi occidentali. I venti sono deboli, i mari poco mossi e per quanto riguarda le temperature sono stazionarie, massime invece in lieve aumento. Telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.